Buonasera a tutti. Ciao Pietro, ciao Piero, ciao Claudio, ciao Diego. Ah, già quattro radio ascoltatori o podcast ascoltatori in linea. Veramente buonasera. Siamo alla chiusura degli episodi del Giannizio Nonero di questa settimana, che possiamo dire è la prima settimana che è riaperto, e devo dire alla grande la stagione, perché ci sono sempre tanti voi interessati che vogliono partecipare, che vogliono chiacchierare. Ciao Mattia, benvenuto. E questa è una bella cosa, perché sta diventando una sorta di possibilità. Ciao Rolando, di parlare con voi. Per me è un piacere, perché vi ripeto, in questa sorta di appartamento immobiliato nella Valsesia, dove sono solo soletto, ho occasione di chiacchierare con voi di wargaming, anche se il discorso di stasera parte da che cosa? Parte da gli amici, posso usare questo termine, dagli amici che ho incontrato a Biella proprio ieri sera, presso un bellissimo negozio che tratta prevalentemente fantasy, board game e anche fumetti manga e similari, ma ho visto prima di tutto un territorio veramente attivo, tanti giocatori, e poi ho conosciuto anche una comunità di veri wargamisti, scusate il termine, non, insomma, io uso il termine anziani come noi che abbiamo 50 e passa anni, ma ragazzi di 23, 25, 28, sotto i 30 anni, entusiasti del wargame e che erano precedenti fruitori di board game. Continuo a dire che il confine tra board game e wargame, sì, certo, c'è ovviamente, in quanto i wargame o board wargame, se vogliamo essere completi, hanno, no Paolo, praticamente sei arrivato settimo, ottavo, ti sei proprio perso, oramai qui bisogna vedere un po' chi si collega per primo, e le 18:30 mi sembrano un buon orario, perché tutti bene o male possono dedicarci una mezz'oretta a parlare di wargame, e scusate. E dicevo, cercherò anche di chiamare voi stessi ascoltatori, tutti quelli che si collegano, proprio perché mi piacerebbe sentire la vostra sui vari argomenti, sui vari giochi che andiamo a recensire. Premetto che lunedì avremo Nando Ferrari ai microfoni. Doveva esserci prima dell'estate, poi ha avuto dei problemi, ma andremo ad ascoltare uno dei simboli del wargaming italiano, cioè Nando, che ha avuto, fra virgolette, la fortuna di andare in pensione, e quindi già dice che farà il giro d'Italia per tutte le varie convention e mini ritrovi per parlarci e per dire la sua riguardo al nostro amato hobby. Dicevo di Biella. Ma Biella per me è stata una scoperta, era la prima volta che stavo, forse la seconda, però prima volta che proprio mi fermavo a Biella, e prima di tutto ho scoperto questo bel negozio che si chiama Il Folletto, diretto da Francesco Biglia, un vero appassionato che è ex wargamer, ma adesso si è dato al lato oscuro della forza, cioè è tornato ai board game. Ma al di là di questo, mi è piaciuta questa vitalità che hanno, e ho conosciuto appunto Luca, Mattia, Alessandro, con cui ho preso un caffè e abbiamo parlato proprio di wargame e su quello che loro fanno, e chiaramente loro sono ancora le prese con studi, completamento università, primi lavori, hanno magari una sorta di situazione che è diversa da noi cinquantenni, che insomma oramai abbiamo una sorta di strada già tracciata, e diciamo non sono bocce ferme, però poco ci manca. Però vi ripeto, ho trovato dei ragazzi, il che per me, io dico sempre che dopo i 27-28 anni ci si avvicina sul serio wargame, invece mi hanno fatto richiedere. Ecco, Paolo mi dice: Billy è un vecchio amico e conosce benissimo i giochi di tutti i tipi, infatti l'ho visto molto, diciamo, poliedrico, poi persona positiva e comunicativa, e vorrei, ho detto: Francesco, facciamo una serata di wargame qui nel tuo splendido negozio Il Folletto, che ripeto è in via La Marmora numero 27 a Biella, praticamente pare che sia vicino all'ospedale, e conosce meglio i ristoranti della zona. Vabbè Paolo, è chiaro che tu ci metti la tua chicca culinaria, non era questo il mio interesse, l'aggiungi te, adesso lo so, in effetti poi io vi osservo e capisco perché vi piace mangiare bene, o meglio mi date l'idea delle persone che mangiano bene. E dicevo, quindi quando passate per Biella andate al Folletto, ma in più
Mi piacerebbe dare un là ai ragazzi di Biella proprio per organizzarsi e fare una sorta di serate dedicate al wargaming e non so se andando magari una volta ogni 15 giorni a Biella riesco, Francesco magari mi dà la possibilità di presentare ogni 15 giorni un wargame nel suo negozio Il Folletto. Voglio provarci, è un'idea che mi è venuta. Perché? Perché mi piacerebbe diffondere, divulgare il wargame anche a Biella, non che sia morto, però insomma voglio provare a fare queste serate e vedere un po' quanta gente si riesce a tirare. Chiaro che devo trovare dei wargame che possano essere appunto ponte fra boardgamer e wargamer. Questi ragazzi che ho conosciuto, loro sono passati in maniera molto naturale, si erano magari avevano fatto le solite meccaniche dei board game e quindi hanno detto vediamo i wargame cosa ci riserva e sono rimasti entusiasti. Non è un discorso che si può fare con tutti e stasera lo affronteremo con Massimiliano e Max e parleremo di due giochi specifici, con Massimiliano di Hands in the Sea e A Few Acres of Snow, due giochi che sono andati molto bene, hanno delle, diciamo, io ho giocato Hands of the Sea l'anno scorso, l'ho trovato carino, niente di particolare, e Few Acres of Snow l'ho giocato, ragazzi, 6 anni fa, la prima edizione, poi non l'ho più giocato, mi sembrava ottimo, ma possiamo parlare di wargame? Nì. Vedremo un po' Massimiliano cosa ci dirà. Intanto che compongo il numero, continuo a chiacchierare con voi. Quindi la puntata di oggi la dedichiamo a Wargame sì, Wargame no, ma perché vogliamo affrontare questo argomento? Perché io continuo a predicare che non dobbiamo essere settari, non dobbiamo rinchiuderci in una convention come abbiamo fatto quella a Piana delle Orme, cioè Gioco e Storia. Abbiamo cercato veramente di unire vari mondi, ma poi rimangono con le loro peculiarità, però sono mondi che possono scambiarsi idee e possono in uno stesso luogo avere attrattiva su tutti. Uno, a me piace vedere molto i tavoli di Wargame 3D, mi piace vedere anche un gioco fantasy, mi piace vedere un board game che va per la maggiore. Insomma, dovremmo essere poliedrici per mantenere le nostre caratteristiche, ma allo stesso tempo dare quell'idea che giocare in una certa maniera fa veramente bene. Ecco quello che intendevo quando dico gruppo, certo, non è, magari delle volte io non posso sedermi al Wargame 3D perché ho da fare qualcosa col Wargame 2D, ma sono lieto che ci siano, sono lieto che possa parlare. Aldo Ghetti è un altro di questi che insomma spazia anche su altri campi. Posso parlare con loro e posso unirmi con loro per fare gruppo e attirare l'utenza che è interessata al gioco da tavolo intelligente, che sia storico oppure un board game ben fatto. E adesso, come dicevo, vado a chiamare Massimiliano perché sapete, Massimiliano è molto attento a queste tematiche e ci voleva proprio parlare di Hands in the Sea e A Few Acres of Snow e voglio sentire da lui cosa pensa di questo argomento. Ecco, lo sto chiamando, metto viva voce, vediamo un po' se mi risponde. Un attimo. Eccomi. Eccolo, applauso per il nostro caro Massimiliano. Sono sincero, oggi parlando nella nostra redazione, sulla nostra produzione, facevamo fatica a focalizzare qual era l'argomento di oggi, perché chiaramente tante teste, poi alla fine cercando di mettere in ordine, ho seguito che Massimiliano diceva facciamo un'analisi di questi due bei giochi che non sono wargame, però si avvicinano. E quindi ho preso spunto per parlare di Biella, parlare nel negozio del Folletto e arrivare a chiacchierare con Massimiliano. Massimiliano, senti, non so se hai sentito il mio preambolo, presumo, spero di sì. Ok, e ecco, parliamo di questo confine marcato o meno e poi andiamo a parlare di questi due giochi che tu hai menzionato nella nostra, diciamo, riunione di redazione. Allora, io prima di approdare a Casus Belli, soprattutto in passato nella Tana e poi nel gruppo Facebook Giochi da Tavolo, ho sempre cercato di proporre giochi che non fossero prettamente gestionali o German, chiamiamoli come vogliamo, e
di proporre quantomeno dei giochi ibridi, euro militarizzati, wargame leggeri, a seconda di quale fascia ci troviamo, ma insomma ci siamo capiti. Pochi Acri di Neve è stato uno dei primi giochi che comunque nella mia esperienza ha avuto grande successo, pur non essendo il classico euro gestionale, che comunque è stato giocato da persone che mai mi sarei aspettato si sarebbero avvicinate a questo titolo. Il problema di Pochi Acri di Neve, come tutti i giochi della Ricordiamo, Crypto Massimiliano, che A Few Acres of Snow era uscita la versione Studio. Sì. inglese, poi Asterion a Modena 2013-2012, non ricordo, fece la traduzione italiana e da lì il gioco, insomma, decollò. No, ma già il fatto che in tempi diciamo non sospetti, perché di giochi del genere in italiano non è che Ciao se ne fossero Stefano. proprio uno al giorno, in tempi non sospetti, il fatto che un gioco del genere sia stato tradotto in italiano già la diceva lunga, perché comunque non è né un gioco alla fine immediato, ci cioè avrà almeno una decina di azioni Vero, diverse. sì. E soprattutto come combinarle sia tatticamente sia strategicamente, e per tatticamente intendo sia le pedine sulla mappa sia la gestione del mazzo, perché alla fine la gestione del mazzo è l'economia della tua forza coloniale, ciò che può fare e quanto rapidamente e quanto in maniera focalizzata. Non è un gioco banale, non è un gioco per tutti, No. perché come nel card game devi imparare le carte, cioè devi saperle bene, devi sapere come combinarle. Combinarle non solo come carte le compro perché so che mi serviranno, ma anche come quando tenerle in mano, quando metterle in riserva, quando vale la pena scartarle e così via. Il problema di Pochi Acri di Neve è che ha avuto una tiratura Quindi limitatissima. Massimiliano, come collochiamo A Few Acres of Snow o Pochi Acri di Neve? Lo collochiamo come, ecco, hai usato il termine ibrido. Io mi ricordo quando me lo spiegarono ed ero allo stand dell'Asterion, mi piacque subito, lo giocavamo io e Giuseppe Ercolano. Ah, però questo sì, è un board game, però funziona, era divertente. E quindi come lo collocheresti te? Cioè lo metteresti nell'area del BG storico? Sì, penso, Lo metterei nell'area di giusto? BG storico? Sì, perché sicuramente è un gioco dove c'è una forte ambientazione storica, cioè se cambi l'ambientazione il gioco, le carte, la logica non regge, quindi non è un gioco dove l'ambientazione spennellata sopra è ben calato, quindi sicuramente è un gioco storico. È un gioco di conflitto? Beh sì, si capisce sin dal primo obiettivo, perché per vincere devi comunque pianificare una tua economia, attaccare l'altro, fare delle colonie, difenderle, degli villaggi, difenderli, quindi sicuramente è un gioco storico di conflitto. Ora il termine wargame c'è chi lo vuole usare solo per l'Hex Encounter, c'è chi no, però insomma che ci sia una netta componente storica, ma altrettanto netta componente di conflitto, di sfida, di confronto fra due è poco ma sicuro, ecco. Io normalmente questi li chiamo giochi euro militarizzati o UEuro, dove la U è una W doppia. Vabbè, adesso, cioè, alla fine qui perché vogliamo trovare una definizione Sì, per no, ogni no, cioè, cosa, allora, cioè. perché li chiamo euro militarizzati o euro? Perché tutto Questo è sommato i difficile da giochi. digerire, Massimiliano, veramente faccio fatica, eh. Lo so, però ti spiego perché uso questo termine. Normalmente, quando io propongo questo tipo di giochi a persone che normalmente non sono del settore BG storico o comunque non battono su casus belli, la prima paura che hanno, la prima ansia che gli viene è le pedine, le regole, mille eccezioni. Il fatto che invece ci siano delle meccaniche a loro familiari, ma applicate in contesto e con obiettivi totalmente differenti da quelli usuali, li fa sentire un po' già a metà a proprio agio. A casa, quasi a casa loro. Diciamo che sì, è un po' hai tutti i tuoi comfort, però sei in un ambiente diverso, quindi c'hai una tranquillità di base, no? Che comunque la meccanica, il motore ti è tutto un po' familiare, ma invece poi come lo utilizzi e il fine per il quale lo utilizzi è completamente nuovo. E lì tipicamente scatta comunque la curiosità e la voglia di giocare o Questo, di fare una vedi, quello che prova. stai dicendo, Massimiliano, parlando dei ragazzi di Biella che ho conosciuto ieri, che 7-8 hanno fatto un percorso
percorso dai Wargame, da soli l'hanno fatto fra l'altro, e sono approdati ai Wargame in maniera graduale. Però sai cosa mi hanno detto? Loro hanno fatto un taglio netto, cioè, per loro Twilight Struggle non lo giocano, cioè non sono passati per gli ibridi, sono passati direttamente dai cosiddetti German a veri Wargame, anche abbastanza strutturati. A me ha lasciato un pochino perplesso, o meglio, ho detto, avete fatto questo passaggio, per me è una novità. Ma guarda, ti dico, io ti gioco tanto Twilight Struggle quanto questo più leggero o quanto qualcosa di più pesante, nel senso che il menu è ricco e vario e non vedo perché, come dire, saltare o privarsi di una pietanza se puoi comunque prenderne. Cioè non capisco se l'approccio era vado sull'estremo opposto per semplicemente, e su questo mi trovo d'accordo, se uno ha giocato un po' a board game di un certo spessore fatti bene, alla fine le meccaniche, cambi le figure, cambi le immagini, cambi i colori, ma certe meccaniche erano simili, con le dovute eccezioni, ragazzi, cioè, però stato un periodo in cui i board game si assomigliavano l'uno all'altro, su questo non ci piove, e probabilmente, e quindi loro volevano qualcosa di più, perché, vi ripeto, volevano qualcosa di più per la mente, cibo per la mente, che non fosse il solito, diciamo, board game in cui ammucchia le risorse, conta i punti e vedi chi è il vincitore. Secondo me volevano anche un po' più di interattività, senza dimenticare che ci sono board game che assicurano questi fattori, cioè adesso non vorrei diventare troppo generico, però ecco, questo passaggio non è stato, cioè mi ha colpito particolarmente, e poi l'età, mi ha particolarmente partito l'età, cioè sono tutti sotto i 30 anni e parlavano di board game come se giocassero da tanto tempo, quindi mi ha fatto veramente piacere. E quindi ecco, magari ecco, non abbiamo parlato, però io veramente, ecco Massimiliano, a me non viene mai in mente A Few Acres of Snow dal punto di vista facciamo wargame, ma non perché sia meno valido, è perché non mi viene mai in mente. Ma questo sicuramente anche perché tu hai una formazione più classica sull'ex encounter. Sì, io sono ortodosso, tradizionalista, talebano, esatto. Molto aperto, però sono un talebano molto aperto, diciamo che... Io devo dirti, ho parlato anche nei giorni scorsi con Riccardo Massini, che mi dispiace che stasera non ci sia, proprio della nuova ondata di giochi a tema storico, ma con meccaniche German. In questi ultimi mesi non so se hai seguito vari forum, ma per esempio io credo che Undaunted Normandy, quello di carte, anche lui con deck building, abbia veramente spopolato, cioè almeno qui nel gruppo toscano cioè, c'è gente che mai mi sarei lo guardo, con molta circospezione, un giorno forse però lo guardo da lontano, Massimiliano, te lo dico subito, e guardalo molto da lontano perché secondo me non è nei tuoi gusti, ecco. Però quello che ti voglio dire, un po' come è stato con Ubot, che anche lui lo guardi molto da lontano. Non lo guarderò più. Non lo guarderai più. No. Sono dei giochi molto di transizione, comunque già molto verticali su un tema, che mai mi sarei aspettato che vendessero e riuscissero a conquistare persone di vari gruppi, anche di varie provenienti, sempre di board game German, che l'hanno comprato e si sono divertiti tantissimo. E qual è stata la cosa successiva? C'è qualcos'altro di storico, magari un pochino più... Senti, Massimiliano, adesso ti faccio una domanda un pochino provocatoria, ma non è per caso che a forza di parlarne in giro per le convention, quelli che erano ortodossi board game si sono accorti che, fra virgolette, nel nostro mondo c'era qualcosa che poteva dare veramente il là al gioco da tavolo? Non è per caso questo, perché io comincio a pensare che c'è un'onda lunga. A forza di predicare, qualcuno ha ascoltato, o no? Allora, cioè, guarda... Secondo me sono tanti fattori. Sì. Volerne isolare uno solo e dire questo non ci porta sulla strada giusta. Sicuramente uno è quello, cioè nel senso, fra tutti quanti, chi su gruppi, metodi, forum e tecnologie diverse spingiamo titoli, diciamo, inusuali per quei giocatori, pian piano
la curiosità, la pulce nell'orecchio gliela mettiamo. D'altra parte credo anche che, come dici tu, essendo così saturo il mercato German, a meno che non hai davanti un ultra ortodosso del gestionale, dopo tanti anni, c'è cioè chi ha iniziato, dopo tanti anni che ha provato tanti giochi simili, per me è inevitabile che cerchi qualcosa di diverso. Quindi già queste due cose le metti insieme. In più, almeno un'altra cosa che secondo me spinge è il fatto che riesci a immergerti più nell'ambientazione, perché anche se ne sai poco di un gioco storico, senza dover approfondire in biblioteca, apri Wikipedia, ti documenti, quegli stessi nomi li trovi nelle carte, nei pezzi, nel tabellone, e quindi riesci a dare, come dire, corpo a magari nozioni che hai letto, o al contrario riesci a capire quanto quel gioco non è una pennellata di colore su un motore di ottimizzazione finanziario, ma è qualcosa che ti fa rivivere nomi ed eventi che sono accaduti. Quindi sì, secondo me è particolare però che qualcuno mi ha criticato molto quando ho detto la storia può essere il punto di partenza, ma non è solo quello per chi gioca, che per chi va a giocare wargame, board wargame, quello là, è uno dei tanti fattori che spinge, se no non si spiegherebbe questo interesse. No, ma sicuramente è uno dei fattori. Io in queste discussioni vedo sempre che c'è qualcuno che può trovare una risposta, una soluzione che spiega tutto ed è la causa prima di tutto. Non so perché, sì, non è proprio facile. Non è neanche sensato farlo. Sono sempre un insieme di concause con pesi differenti, soprattutto nel contesto e dalla provenienza di gioco del singolo giocatore, che magari ne provocano una curiosità. Sì, Massimiliano, mi trovi d'accordo. Tanti parametri concorrono a determinare dei cambiamenti e delle scelte. Sì, assolutamente. È così variegato questo mondo del gioco che spesso e volentieri ci sono delle incognite che è difficile definire e precisare. Senti, Massimiliano, e continuiamo con A Few Acres of Snow, l'hai insomma descritto, è inutile parlare la differenza fra la prima e la seconda edizione, che avevano modificato quella specie di, chiamiamolo bug, definito, perché penso che chiunque ci sia. Diciamo che quello sarà noto, ricordate che a un certo punto, vabbè, c'è stata una sorta di, chiamiamola, polemica, che il gioco era scontato a causa di un bug che poi alla fine con la seconda edizione dicono che hanno corretto, ma è rimasto il dubbio. Il problema è stato corretto, corretto completamente, perché io sto parlando in ipotetico, perché la seconda edizione non l'ho mai giocata e questo è il problema grosso per me. Senti, quello che ti serve è dare un'occhiata al regolamento, che aveva cambiato un bilanciamento, mi sembra, di una carta, e soprattutto c'è un foglio che è il generatore casuale di regole. Questo generatore casuale di regole varia tre regole, allora è stato fatto da Wallace, quindi è bilanciato e testato, varia tre regole in base al lancio di alcuni dati, sono già state testate perché siano compatibili l'una con l'altra, ed evita l'allineamento certo di, diciamo, tre meccaniche che causa il problema dell'Alifax-Hammer. Quindi il cosa è stato risolto, questo foglio lo puoi scaricare tranquillamente online su BGG, c'è il generale ma di regole. Guarda, Massimiliano, sono onesto, io l'ho pure venduto il mio A Few Acres of Snow. Avevo la mia edizione inglese e pure l'edizione italiana che avevo comprato da Asterion e mi sono venduto tutto, ma non perché il gioco non fosse valido, è perché dovevo fare spazio. E vabbè, insomma, ragazzi, perdonatemi. Senti, Massimiliano. Guarda, ti capisco benissimo. Senti, Massimiliano, ma invece di Hands in the Sea, che ho giocato l'anno scorso con Roberto Setola, che cosa vogliamo dire? E magari facciamo anche sempre lo stesso discorso: board game, sì, no. Allora, il motore fondamentalmente è lo stesso, è il motore vero, Acri di Neve, con però sicuramente una spiccata componente bellica maggiore, la quantità di saccheggi, razzie e combattimenti di Hands in the Sea è notevole. Hands in the Sea, per chi non l'avesse mai visto, immaginatevi il motore di pochi Acri di Neve sulla prima guerra punica, quindi c'è Roma e Cartagine.
In più ha però tante piccole cose che secondo me lo rendono più rifinito e più raffinato, d'altronde è un gioco che è venuto dopo. Innanzitutto c'è la questione della flotta, cioè mentre in Pochi Acri di Neve il combattimento è fondamentalmente terrestre, in Hearts and Sea le flotte dei giocatori possono essere utilizzate per tagliare le linee di rifornimento o per saccheggiare i territori, i porti, le città confinanti con il mare. In più ci sono anche le battaglie navali, molto astratte per carità. Sì, beh, in effetti, però guarda, io adesso vado a memoria, non è che mi abbiano entusiasmato tanto, cioè è un semplice fattore numerico, però tutto sommato... Allora, è vero che è un semplice fattore numerico, soprattutto nella battaglia flotta contro flotta, ma non è più un fattore numerico nel momento in cui la flotta lo usi come secondo mezzo, come il mezzo per fare i saccheggi di denaro all'avversario, che costringe a non dover soltanto fortificare, diciamo, la linea di confine dove ci si incontra, ma anche di dover spaziare e tener conto che tutte le coste, quindi sia la costa Sardegna costica, sia quella africana, sia quella italiana peninsulare, sia quella della Sicilia, possono essere attaccate, saccheggiate e soprattutto possono essere tagliati i rifornimenti. L'altra cosa interessante è la maggiore asimmetricità e impatto che crea questa situazione, perché all'inizio il romano inizia praticamente senza flotta, il cartaginese lo ha, però nel momento in cui il romano dovesse creare una flotta consistente e controbilanciare per esempio il saccheggio che il cartaginese gli fa, per il cartaginese sono problemi, perché il motore del cartaginese è quasi tutto di truppe che vengono assoldate, come è corretto che sia, e per Cartagine avere una superiorità marittima e quindi finanziaria, cioè non rischiare le proprie risorse, è vitale per mantenere le sue truppe di mercenari e soprattutto per poter contrastare anche la corruzione di queste truppe che può essere effettuata dal romano. Massimiliano, ti faccio una domanda, ma hai mai giocato Hannibal? Hannibal e Amilcare, quello... Io mi riferisco sempre a Hannibal, che è il migliore... Sì, Hannibal. Ci hai giocato? Sì, l'ho giocato. E guarda, ti faccio una domanda provocatoria, preferisci Hannibal o Hand in the Sea? Sicuramente preferisco Hannibal. Ok, no, perché ti ripeto, Hands in the Sea ha una sua componente da wargame, ci sono due fazioni distinte, secondo me, sai che c'è, me l'ha fatto giocare Roberto Seto, abbiamo giocato una volta e mezzo, quindi non posso dire che lo conosco a menadito, l'ho apprezzato, però se dovessi muovere una critica al sistema, però non ci sono tante opzioni, mentre perché, adesso non so perché tu preferisci Hannibal, però preferisco Hannibal perché mi dà tante opzioni sulla mappa, posso fare tantissime cose e da qui la varietà su un gioco, su un wargame è uno dei fattori principali. Tu perché lo preferisci, Massimiliano? Allora, sicuramente lo preferisco perché è meno astratto. La cosa fondamentale è perché è molto meno astratto di Hands in the Sea. Infatti, sì, anche. Dalle truppe differenti, ai generali, al fatto che puoi intercettare, alla differenziazione delle carte nei simboli e nelle azioni che ti dà, è sicuramente un gioco più ricco. Però sono due giochi, secondo me, molto differenti. Assolutamente, hanno anche un target differente. Cioè, per quanto, per esempio, la versione nuova di Hannibal c'ha i tutorial, non so se l'hai vista. Ma guarda, allora, io ho fatto la recensione, appena mi è arrivata la scatola nuova, ho fatto una recensione, io la prima cosa che ho detto è, vabbè, le miniature potevano anche non mettercele, che tanto non mi cambiava. Soprattutto hanno la base così piccola. Ma che vabbè, sopra la lasciamo stare, veramente è una pessima operazione di rivendita di un sistema che funzionava. E però penso che non so quanto abbia venduto la nuova edizione, ma secondo me ha venduto tanto e non vorrei che facessero la stessa cosa. Tantissimo, è un gioco che anche grazie alle miniature, cioè le miniature hanno fatto il cavallo di Troia, anche grazie alle miniature ha consentito di far incuriosire, avvicinare gente che mai avrebbe comprato quel gioco a quel gioco. Forse sì.
Forse sì. Il tutorial è stata una cosa eccezionale, perché per quanto può far sollevare il sopracciglio ai veterani, il fatto che tu, esattamente come un videogioco, impari prima a farti due o tre scenari da solo e man mano ti aggiunge due o tre regole e te le spiega oppure ti dice leggi quella sezione e ti fa crescere, ti porta a dire alla fine, oh, io questo che sapevo che era un giocone inarrivabile, difficile, l'ho comprato, mi piace le miniature, ci gioco e l'ho imparato. Comunque, e guarda che questa frase l'ho sentita dire un sacco di sì. volte. Sì, ti ripeto, sono cose strane, penso che faranno, per concludere, la stessa cosa con un altro multiplayer, un altro bel wargame che è Successor. Secondo me è la stessa identica operazione e spero che non mi alterino il sistema, perché se si improvvisano, veramente lì io esorterò allora, qualcuno, arrabbiamoci. Io avevo ricevuto, allora io ho fatto il pledge, sono arrivate delle notifiche e leggevo qualcosa su BGG. Da quello che ho capito, il sistema delle regole dovrebbe rimanere invariato. Meno male. Con qualcuno, credo degli autori, hanno parlato e ci sarà delle regole opzionali che se vuoi le metti, se no, no, che hanno discusso e hanno aggiornato. L'unica cosa che avevo visto è che invece forse hanno cambiato qualcosa sulle carte antiche. E qui, ecco Massimiliano, mi stai dicendo una cosa che spero, vi ripeto, noi a Latina abbiamo fatto decine, decine, decine di partite e il gioco vi posso assicurare che funzionava. Se mi vanno a cambiare alcune carte e mi destabilizzano il gioco, perché le carte bisogna cambiarle con criterio, altrimenti alterano il gioco. Ma speriamo bene. Senti Massimiliano, voglio telefonare anche a Max Kriegspiel, quindi vorrei a te una conclusione. Ti dico solo due cose. Uno, sì. Se non vuoi sperare a avere certezze, basta che vai su Board Game Geek, c'è un thread apposito, o se hai un dubbio manda un messaggio privato alla Phalanx su Facebook, ti rispondono entro mezz'ora, sono velocissimi e ti chiariscono tutto, quindi okay. Puoi stare tranquillo. E per quello che invece riguarda una chiusura, ti dico magari in futuro parleremo di altri giochi, certo. Anche perché sempre più spesso sto vedendo non solo commissioni di meccaniche, ma anche di autori. E è bellissima la chiusura che c'è nel manuale di Knights of Fire da sì. parte di Mark Herman. Mark Herman ha collaborato in quel gioco con David Turci. David Turci a te non dice niente, ma è un autore di giochi di board game, ma soprattutto anche di sistemi in solitario che siano molto sfidanti. E nella chiusura c'è una bellissima, come dire, nota che fa incuriosire i giocatori di Mark Herman, che dice: ho imparato tanto a lavorare con David Turci e anche tanti modi in cui possiamo rappresentare i conflitti con meccaniche nuove e innovative che non siano sempre le solite, il che mi fa pensare che prima o poi Herman farà magari qualche altro nuovo gioco con qualcosa che fino ad oggi non si era visto. Questo è un guarda, sì Massimiliano, Herman rimane un genio. Però, vabbè, dovevamo aprire un altro lungo discorso. Rimane per me un genio, ma ultimamente secondo me sta muovendosi verso il mercato e si sta adattando. Vedremo un po'. Senti Massimiliano, grazie. E venerdì prossimo, non so, la redazione, perché facciamo sempre fatica a focalizzare per il venerdì, siamo tante teste a parlare e non si trova mai il punto, però vedete, alla fine siamo riusciti a tirare fuori la trasmissione e abbiamo ancora Max Goteri da chiamare, chiamerei anche Paolo, basta mi dai l'ok e chiamo anche te come terza telefonata. Massimiliano, grazie, rimani collegato, speriamo di incontrarci presto, ricordo che Massimiliano sta organizzando Viareggio, una mini convention a Viareggio, non so se riuscirò ad andarci per tutto fine settimana, ma vorrei passare, quindi cominciamo a pubblicizzare. Viareggio è proprio far avvicinare i giocatori al gioco storico, specie se non sono già abituati al gioco storico. Bene, ricordiamoci Viareggio, ricordiamoci Massimiliano, grazie Massimiliano, un abbraccio e andiamo. Ciao Max, ciao, grazie. Ciao.
E andiamo adesso, ragazzi, a telefonare a Max Gotteri. Voglio continuare con l'argomento perché mi piace. Questo argomento che cerca di, diciamo, abbracciare tanti giochi, ci permette di parlare di wargame e board game, mi piace perché poi alla fine andiamo a ricordare grandi sistemi. Ecco, sto chiamando Max, spero che sia in linea, e poi, ragazzi, udite udite, il grande Paolo Carraro, avremo l'onore di avere anche Paolo Carraro. Sto chiamando Massimo, avete sentito? Ecco, è veramente le mie riserve su Successors sono... Massimo, Massimo, mi senti? Buonasera. Oh, buonasera, anche applauso per Massimiliano. Già preannuncio che dopo Max avremo Paolo, quindi abbiamo tre ospiti che ormai, ecco, lo vorrei sottolineare, fanno parte del nostro gruppo che gira quando può per convention, fiere, riunioni di club, proprio perché sposano quell'idea di divulgazione e far conoscere che a noi piace tanto, come, diciamo, pillole originali, o meglio cellule originali di tutto il movimento. E Max è uno di quelli che si è messo con noi, è venuto recentemente a Piana Gioco e Storia, si è divertito molto, e vi ricordo che Max sarà uno dei si dedicherà, passerà da giocatore a fare il dimostratore a Modena, e si sta proprio preparando per questo. Max, però, prima di parlare, diciamo, del più del meno riguardo quello che vuoi fare te a Torino, quello che farai a Modena, hai seguito sicuramente il discorso fra wargame e board game. Abbiamo parlato di vari giochi. Te come ti collochi? Cioè, sei stato uno che è passato dai board game ai wargame, o la tua, lo so benissimo, io la risposta la so, o la tua passione è partita col wargame e l'altro mondo l'hai sempre messo da parte? No, io sono partito con i wargame, come sai, tanti anni fa, grazie a mio fratello più grande di me, e intorno poi al 2005 circa ho conosciuto il gruppo di Giocatorino che si era appena formato, e di cui ho fatto parte per tanti anni. Non è che adesso non ne faccio più parte, però mi sono molto allontanato. Per 3-4 anni ho fatto proprio parte del comitato organizzativo di Giocatorino. Abbiamo fatto convention, organizzato tante cose, abbiamo organizzato cose che sarebbero anche da proporre poi per il Casus Belli, di cui poi parlerò. Sì. Come dico solo il termine, WIGOL, che tradotto è l'acronimo del weekend enogastroludico. Ragazzi, cioè, voi con queste tre non mi fate più capire niente, state, cioè, con tutti gli acronimi, vi inventate i peggio acronimi e non riesco a starvi dietro, ragazzi. A proposito di aggregazione, il Wiggle è stato veramente il fiore all'occhiello di, e tuttora lo è, di Giocatorino come aggregazione tra i giocatori, perché crea veramente una situazione un po' particolare, diversa dalla convention, diversa, e ti dico che già la vostra convention, la nostra, ormai posso dire nostra, certo, certo, a tuo pieno titolo, già quella di Piana è molto familiare, per quello che mi è piaciuto molto. A me piacciono le cose familiari in cui non ci sia questa situazione asettica tra i giocatori, sono lì, gioco, ciao, cioè, c'è stato forse anche per la cena che ha organizzato Paolo, hai capito? Beh, guardate che, ragazzi, vi ripeto, organizzare certe cose non è semplice, e offrire, ma veramente siamo stati contenti, e Paolo, questa idea di offrire rinfresco, e sembra una cosa piccola, no? Però vi posso assicurare che funziona per fare gruppo, esatto. È eccezionale. E quella è la cosa più importante alla fine, al di là che ti piacciono i Germans o i Wargames, alla fine passare delle ore liete con persone gradevoli e a parlare di cose che ci piacciono, anche oltre che a giocarle, sicuramente è l'aspetto più positivo. E Piana è già un qualcosa, secondo me, di un po' di più della semplice convention
ludica classica, diciamo, no? Hai capito? No, alla fine l'ha detto bene Alessandro Tana quando ha fatto una sorta di sommario, ha detto alla fine è un incontro fra appassionati in maniera molto, che parlano, giocano e si divertono assieme. E quello è stato, è come trovarsi con fra virgolette in famiglia e parliamo dello stesso argomento. Quello secondo me è l'aggettivo o il parametro che ci unisce tutti. Esatto. E con Giocatorino il problema è che Giocatorino è tuttora un'associazione che si occupa al 99% di Eurogames. E qui ci dobbiamo, Max, qui ci dobbiamo lavorare un pochettino però, Allora, io adesso quando verrò a trovarvi, perché nelle mie lunghe serate solitarie qui nella Valsesia verrò a trovarvi in maniera tale che gioco un po' con voi e vengo a trovarvi. Quindi sì, ma almeno mi diverto un pochettino. Guardate, voi non potete immaginare che ieri andando a Biella, già incontrando i giocatori e parlare di giochi, guardate, ho passato 3 ore veramente rilassanti e non mi sono sentito, fra virgolette, solo. Scusate, è così, e quindi sono proprio sincero. E dunque adesso, ecco, stavo dicendo a Stefano Valentini che andrò giù a Genova a trovarlo, giocheremo e faremo anche una diretta podcast da Genova, e farò la stessa cosa con Max a Torino. Quindi adesso devo solo trovare una serata libera in cui prendo la macchina e vengo. E niente, ti dicevo, il weekend enogastronomico, il cosiddetto Wiggle, è un qualcosa di molto, come dire, molto familiare, in cui si va praticamente in una struttura tipo un agriturismo che si abbia gli spazi predisposti, quindi una sala o qualcosa, e si può giocare anche tutta la notte. C'era la gente, però, che faceva la gara. Max, permettimi, non ho capito, ma sì, giocate solo board game o c'è anche del war game? I war game erano pochi, veramente pochi. Ti faccio l'esempio di un gioco che è stato certamente giocato e piaciuto in quel periodo lì, per esempio Giunta, che possiamo definirlo sotto certi aspetti un wargame un po' particolare, no? Però molto divertente. Ci sono anche le truppe da muovere alla fine per conquistare, certo, il palazzo presidenziale. Giunta è un successone dal punto di vista multiplayer, è veramente divertente. Ma di che anno stiamo parlando, Max? Era un gioco gradito. Di che era anno? Un gioco gradito che piaceva sempre. Sì. Di che anno stiamo parlando, Max? Sto parlando del periodo che va dal 2006, 2005, 2006 fino adesso 2010. Io poi mi sono allontanato un po' per motivi familiari. Quindi in ogni caso eravamo tutti spostati board game, e vi ripeto, qui non stiamo facendo una lotta da board game e war game, stiamo cercando l'unione che ci può aiutare a ritrovarci tutti e parlare di board game, a una convention, parlare di board game e war game allo stesso modo. Ricordatevi che io sto parlando ormai, non parlo più di board war game, ma board game didattica, perché mi sono reso conto che per essere, diciamo, più inclusivo devo includere anche coloro che non vogliono il war game ma vogliono solo il board game, e ci sono degli ottimi board game per far giocare, o no, Max? No, assolutamente, ci sono, tu ad esempio, io non l'ho mai giocato, non l'ho mai provato, ma ne sento parlare bene da tutti, da te in primis, come Dominant Species, no? Quello è un gioco che tu usi spesso nelle tue lezioni, se non sbaglio, no? Più che uso spesso, ho trovato che interessa tanti adolescenti che magari non vengono attirati dalla storia con la S maiuscola, però lo giocano volentieri. Però è un wargame, è un gioco di strategia, di alta strategia. Ci sono i conflitti, se tu cambi i nomi agli animali, li metti i nomi di 6 eserciti, cioè hai fatto. E quindi, ed è secondo me veramente geniale, perché poi si parla anche di scienza. Sembra una stupidata, scusate il termine, ma si parla anche di scienza, cioè si va a toccare una materia che difficilmente si tocca nel wargame. E a meno che non sia un wargame strategico a livello politico, economico, la scoperta scientifica di... Quindi Dominant Species per me è una sorta di altro gioiellino che comunque, Max, permettimi, dato che secondo me Dominant Species non è né board game né board game, ma è un buon
ottimo gioco da tavolo, in maniera tale che, perché il wargame in realtà è un gioco da tavolo, ragazzi, stiamo parlando sempre di gioco da tavolo. Poi è chiaro che noi vogliamo diventare precisi. È un ottimo gioco da tavolo che può far sedere al tavolo sia coloro che amano il German, sia coloro che amano il wargame. E questa è la risposta. Dominus Species, però, io non lo trovo mai piazzato ai tavoli. È Dove difficile gli vai? che trovo un Dominus Species fatto bene. L'ultima volta che ho visto un tavolo di Dominus Species è stato 3 anni fa a San Marino. L'aveva piazzato l'Asterion, aveva un piccolo stand, ma non ho mai visto una partita portata a termine. E vi posso assicurare che quando lo finisci, lo apprezzi, vuoi fare un'altra partita per cercare di superarti e ottimizzare quello che hai imparato. È un grande gioco. Premetto che sta arrivando l'espansione con le specie marine da P500 da GMT. Diciamo che magari vabbè, la piana forse non era proprio lo spazio giusto per quel gioco che domina Species, però voglio dire, non so, penso che a Modena non l'hai visto piazzare, cioè mi sembra Non l'ho un po' strano, visto, no? È rinomato non l'ho come visto, gioco. ma è anche, non è proprio immediato, ma secondo me si spiega anche facilmente perché ha le meccaniche di un German. Il Marco Mengoli mi dice sempre: Mauro, questo è un German. Io dico: Marco, questa è... Ah, Massimiliano, non è un'espansione, ma è un gioco a sé stante? Correggimi online. E dicevo: Marco, questo è un wargame. Lui dice: non è un wargame, ma è un wargame, è un German. Alla fine... Diciamo che è un ibrido che funziona. In ogni caso funziona alla grande. Dunque, consigliato. Un altro gioco che avevamo provato, ad esempio, sempre in uno di questi Weagle, Weekend Enogastroludici, ad esempio era Dune. Anche questo era un gioco che era Altra stato. pietra miliare che Ah, stanno... stiamo parlando di giochi anche vintage, Sì. tra l'altro, come Dune. Ah sì, ancora in produzione Dune, la nuova versione, se non Bravo, a sbaglio. riprova che Dune è... Non, mi pare che abbia 40 anni Dune dell'Avalon Hill, ricordate la scatola dell'Avalon Hill, Sì, esatto. ma il problema è che non è che se un gioco è vecchio non funziona, anzi, cioè delle volte abbiamo dei giochi che paghiamo 80-90 euro e hanno delle meccaniche veramente puerili e ci dimentichiamo che 40 anni fa c'erano questi signor sistemi. Purtroppo il mercato è subissato di titoli, è sommerso dai titoli, non riusciamo a starci dietro e ci dimentichiamo di titoli validi. Ieri dicevo ai ragazzi, parlando di wargame, giocate Russian Campaign. Perché giocate Russian Campaign? Perché Esatto, è non una cosa l'apoteosi, semplice. è un classico, ma è l'apoteosi del gioco strategico giocabile e che vi dà un'idea della campagna di Russia. Ed è un peccato che la GMT, io sono, cioè sono convinto che se la GMT lo ristampa, ma veramente avremo un ritorno anche al wargame classico, perché quello, leggi le regole che non sono difficili e lo giochi e vedrete quanta gente che non ha mai, non si è mai avvicinato al wargame lo va a giocare. Cioè io già vedo tanti tavoli dedicati a Russian Campaign con un torneo di Russian Campaign, ma proprio perché è la validità di un wargame che ha più di 50 anni, quasi 50 anni, ragazzi, più o meno. Ma stiamo E poi tra l'altro scherzando? adesso sta per uscire quasi, ho già uscito addirittura quello della GMT, no? La rivisitazione, la riedizione, no? Sta parlando Di un proprio di certo. quello. Se la GMT dal P500 me lo stampa, perché se no non si trova. Oppure, Non è ancora partito, no, è perché 2 anni. Io mi sono iscritto a sono quelli P500. giochi in attesa, Non si capisce che non è. perché lo tengano fermo. Saranno problemi di produzione, quindi non entro nel dettaglio, però purtroppo non si capisce. Senti, Max, per concludere con te, e poi chiamo Paolo, mi vuoi dire tra wargame e boardgame, tu hai detto, io ho fatto questo percorso, in realtà tu nasci wargamer, non sei mai stato Esatto. boardgame, però dimmi qualche titolo di boardgame che hai giocato e che hai detto questo è un buon wargame. Scusa, si è sentito male? Un Dimmi titolo, un titolo board game puro che hai visto, hai apprezzato, hai detto questo però è un buon sistema. ma ci sono quelli, devo per forza andare su quelli classici, tipo, non so, Kailus, se parlo di board games. Sì? Che sicuramente stimolano parecchio. Un altro titolo molto carino è il famoso Funkenschlag, quello sulle
cioè, sto parlando di board game. Ho giocato pure io, quello delle centrali elettriche. Quello delle centrali Quello è elettriche. geniale, eh? Quello è geniale, ragazzi. È un altro, ecco, parlando di board game che a noi wargamisti piacciono perché sono fior di sistema. Conta la meccanica, se ti stimola, hai capito? Cioè, quello il wargamista, tra virgolette, molto virgolettato, è stimolato dalle Ma meccaniche, cioè che non sia banale, ok? sì. Quindi, per esempio, quello di Funke sarà quello delle centrali elettriche, sicuramente non lo è, Kailus assolutamente non lo è, poi c'è proprio il re dei board games che è Puerto Rico. Ah, Cito anche Puerto bello. Rico. E lo sai, per Puerto concludere, lo sapete che io faccio fatica a entrare, l'ho giocato a Porto Rico, ma faccio fatica a Rico. Sto entrare parlando di giochi già che hanno un po' di anni, nelle però questo meccaniche di Puerto funziona. Rico. Faccio fatica a entrare nelle meccaniche di Porto Rico, non lo so, mi rimane ostico, ragazzi, lo ammetto, cioè, Come mai? Cos'è che non esatto lo so, rendi? guardate, faccio fatica. Ogni volta che gioco con giocatori che fanno solo board game, ragazzi, non, competo con tutti, ma a Porto Rico non riesco a competere e lo devo andare a riprendere perché mi è rimasto qui. Perché, te lo dico io Dimmi, perché, dimmi. perché è molto importante, i primi due giri, le prime mosse sono molto importanti, quindi se per caso sgarri qualcosina nelle prime due mosse, cioè, diciamo, nei primi due turni, a Puerto Rico è molto difficile recuperare. Se giochi con gente abile che conosce molto bene il gioco, è un po', in questo senso lì un po' cattivello il gioco, nel senso che Vedi, ma se uno... quello che delle volte uno dice, ma tu giochi a war game, quindi sei più bravo di quelli che giocano a board game. No, no, non è così. Assolutamente Per no. esempio, guardate, io un mese fa ho giocato a Marco Polo, che è un tipico German. Allora, giocavo con un altro amico che fa solo war game, c'ero io, e un altro che fa solo board game. Ragazzi, ci ha fatto neri. Marco Polo non è un chissà che cosa, ma due partite che abbiamo fatto l'abbiamo approcciato boh, sbagliando. Io ho sbagliato una partita, l'ho sbagliato approcciando proprio negativo. Però hai detto bene, Max, se approcci in maniera errata, spesso e volentieri non riesci più a recuperare. Poi c'è quella categoria di giocatori non wargamisti, ma diciamo legati molto di più ai Germans, che sono i peggiori di tutti. Fammi finire con questa battuta, che sono i giocatori dei giochi astratti. Sì. I giocatori dei giochi astratti, veramente sono, cioè, peggiori nel senso che sono veramente avversari molto ostici, i giocatori dei giochi astratti, quindi quelli Ma hanno una a cui forma non riesco. mentis che gli permette di approcciare il gioco in maniera ottimale, sicuramente, se no non si spiegherebbe. Io delle volte faccio fatica con qualche board game a entrare, ma nell'approccio vincente, non a capirlo, ma capire, guarda che è meglio quello che quell'altro. Max, grazie per l'intervento. Il venerdì comunque avete Grazie capito che avremo sempre Max, Massimiliano, Riccardo, adesso vado a chiamare Paolo perché poi mi diverto un mondo. E devo dire che rispetto alle voci contemporanee, farlo in successione, permettetemi, Max, lo preferisco. Max, un abbraccio e ci sentiamo presto. Ciao Max, ciao ciao. Grazie Max, un abbraccio, ciao ciao. E adesso andiamo a chiamare Paolo. Di Paolo chiaramente non ricordo il numero, ma vado a chiamarlo. Mi sto divertendo stasera a fare questi discorsetti su board game, war game. Parliamo veramente di tanti giochi. C'era Maurizio che mi parlava di anche pandemia o pandemia? Presumo pandemia, va bene. Pietro dice se la meccanica originale è un Eurogame va bene. Avete giocato mai a Pax Renaissance? No, non ci ho mai giocato, mi pare che sia sempre quello Avalon Hill. E adesso andiamo a chiamare Paolo, così vediamo di sentire da lui, e lui è un grande, è un decano, di questa storia di Wargame sì, Wargame no, Boardgame sì, Eccomi. Boardgame no. Oh Paolo, a te ti faccio un applauso più lungo. Addirittura più lungo, magari più grasso. Senti, vedi, abbiamo in studio una marea di gente, effetti speciali, ragazzi. E Paolo, benvenuto, è sempre un piacere sentirti. Paolo è stato sempre anima anche del nostro gioco e storia a Latina, quindi insomma non è che non lo vedo da mesi, l'ho visto anche, non è una bella donna, ma l'ho visto praticamente una settimana fa. Paolo, senti, Beh,
Io ho letto tutte le tue interventi sulla chat di Spreaker e mi trovi completamente d'accordo. Ma aggiungiamo qualcosa a questa diatriba fra wargame e board game. Io sono più onnicomprensivo nella materia dei giochi, perché ce ne sono tanti che stanno a cavallo delle categorie che possono appartenere a una, possono appartenere a un'altra. E questo fossilizzarsi a volte in una divisione troppo netta di categorie non lo considero utile. E faccio un esempio pratico. E quando nei primi anni del Club 3M cominciarono a introdurre i giochi di ruolo, c'erano i giocatori storici, io anche. Io tra loro, sì? Dicevo, ma cos'è sta roba qua? Cosa sono gli orchetti, i draghi? Ma sì. Perché dobbiamo perdere il tempo a fare queste cose? Però poi uno sa, studiando la materia, che il gioco storico è nato come un regolamento tridimensionale, perché Dungeons & Dragons in origine era un regolamento tridimensionale. Certo, certo. Io stesso possiedo un paio di giochi della Fantasy Games Unlimited, sì? Uno è Privateers and Gentlemen e l'altro è Flesh and Blades, sì? Il primo è sui pirati nel Mar dei Caraibi, il secondo è ambientato all'epoca dei moschettieri in Francia, che sono due giochi di simulazione storica, sì. Ma perfetti sotto ogni punto di vista. I combattimenti sono fatti studiando le tecniche di combattimento con le armi, con le spade, tutte le tabelle, anche i costi dell'equipaggiamento, hanno fatto ricerche per sapere cosa costavano all'epoca, non so, che le pistole, gli abiti, gli stivali, un cavallo. Sono giochi di simulazione di un tipo diverso, ma che possono interessare dei giocatori che magari l'ex encounter non lo guardano. Quindi io sarei più comprensivo in questo senso. Paolo, mi trovi d'accordo, perché poi alla fine anche tu sei giocatore a tutto tondo, cioè se il tavolo è valido, se la gente che sta attorno al tavolo è simpatica e collaborativa, secondo me ci si può divertire con qualsiasi board game o war game di buona fattura. E ecco, come io sono d'accordo con Paolo, bisogna essere comprensivi. Non è che se c'è un tavolo, e torniamo anche al discorso di risico, non è che se c'è un tavolo di risico una sera non mi siedo con gli amici a chiacchierare, a giocare, a provare, no, proprio perché poi l'abbiamo detto anche l'altro giorno, risico in ogni caso risulta il war game basico per eccellenza. Dunque ma io posso aggiungere anche questo. Io nelle nostre discussioni ho sempre detto che iniziai nel 77 con Africa Corps dell'Evano Pil. In realtà, se lo vogliamo considerare un gioco di guerra su mappa, il mio primo gioco in assoluto, e torniamo agli inizi degli anni 70, fu una battaglia aerea nei cieli d'Inghilterra, che veniva dato in omaggio a coloro che compravano i chewing gum della ELAC, quelli coi dollari di Paperone. Sì, me li ricordo, sì, no? Sì. Ecco, e che è poi dove c'erano sei aerei per parte, sei tedeschi, sei inglesi, le plancette per ogni aereo con la velocità, l'altitudine, regolabili con le freccette che si muovevano, e che poi era la riproposizione di un gioco che trovai vintage degli anni 50 o 60 di una ditta inglese. Uh-huh. Fantastico. Perché sono molto più vecchi questi giochi, ecco, non, c'era anche un altro gioco, Dogfight. Dogfight, sì, ce l'ho presente. È presente, anche quello è molto vecchio. Poi ci sono sempre le riproposizioni che nel corso degli anni si fanno, migliorando l'aspetto grafico, migliorando i sistemi e così via. Eh sì, e infatti Paolo, un aspetto che mi stava ricordando Maurizio Amizzoni online, che io dico sempre che in certi board game manca, è l'aspetto competitivo, perché chi ha giocato a diversi board game, gestionali o meno, sa che a un certo punto sono solitari di gruppo. Quando uso il termine solitari di gruppo,
tu ti ottimizzi la mossa, ma non guardi tranquillamente quello che fa l'avversario, perché non lo puoi né ostacolare, né magari, non so, più che ostacolare, fare qualcosa per impedirgli di impostare quella mossa. E qui è vero, io lo dico sempre ai ragazzi quando facciamo la board game school: ragazzi, qui c'è anche l'aspetto competitivo, che può anche non piacere, ma secondo me è una di quelle qualità che bisognerebbe avere, che bisognerebbe un attimo sviluppare per affrontare la vita. Ma non è che bisogna, insomma, ammazzare l'avversario, però la competitività ci vuole, perché se facciamo una sorta di partecipazione senza interazione, mi dispiace, tendo a rifiutare quel board game. Tu cosa ne pensi, Paolo? Sì, concordo, perché ne ho giocati anch'io di questi board game. Certo, accidenti. Il board game dove mi faccio i fatti miei, eccetera. Però, ad esempio, tornando a un vecchissimo classico dell'Avalon Hill, Business Strategy, che per me è tuttora validissimo, cioè dove tu compri le materie prime per trasformarle in prodotti finiti e venderli sul mercato, ma dove le materie prime non sono sufficienti ad esaurire tutte le richieste dei giocatori e il mercato non può assorbire tutta la produzione dei giocatori, e quindi ci sono le guerre a ribasso, a rialzo, i prezzi qua e là. E quello è il tipo di gioco che lo considero estremamente utile a livello didattico, perché poi la vita è fatta così. Certo, ma nella vita c'è sempre qualcuno che ti mette i bastoni tra le ruote. Paolo, che cosa diciamo solitamente? Guardate che la vita è un gioco, spesso e volentieri, ragazzi, è chiaro che questa è una stabilizzazione, ma il wargame riflette la vita. Quello che siamo nel wargame, siamo anche nella vita, Guardate che se ci pensate un attimo, abbiamo sei persone intorno a un tavolo, queste sei persone si comportano a un certo punto come sono effettivamente nella vita. Ci sarà quello più prudente, quello magari un pochino garibaldino che va all'attacco senza pensarci, quello magari un pochino più timido che aspetta gli eventi. Se ci pensate un attimo, il gioco riflette quello che siamo. E questo è il bello poi del gioco da tavolo. E se c'è interazione, vengono ancora più fuori queste caratteristiche. Se non c'è interazione, ragazzi, mi dispiace, ma queste caratteristiche non vengono. Se c'è una persona, diciamo, che è un pochino, no ostile, ma che vuole, diciamo, sopraffare l'avversario, sia nella vita che nel gioco, cercherà di sopraffare l'avversario. E purtroppo, quando non c'è interattività, questo fatto si mette un po' da parte. E purtroppo, ecco perché molti di noi, ma delle volte anche senza, magari c'è il board game valido, sì, però molti di noi respingono il board game perché manca questa interattività. Beh, dipende poi sempre da board game, perché ci sono anche le simulazioni economiche dove i giocatori tra di loro si fanno delle carognate e altro. Pensiamo a 1830, Paolo. Cioè, cioè 1830, io non sono un esperto giocatore, l'ho giocato, lo so giocare, non si combatte, quindi a me non piace tanto, però è geniale nel suo sviluppo, e lì veramente, altro che carognate, si cerca di mandare in malora l'economia dell'avversario affinché la tua, diciamo, si alzi. È fantastico. Divertente quando tu vendi le azioni di una compagnia e lasci la presidenza in mano uno che deve rinnovare. Fantastico, quelli sono proprio. Ma Paolo, ma tu ti rendi conto che a un tavolo, io mi ricordo recentemente, colui che cerca di fregarti col sorriso sulla bocca, cerca di fregarti col sorriso sulla bocca anche a 1830, cioè nella vita è anche a 1800, è fantastico. Io non sono, Paolo, così concludo con un argomento che a te sta a cuore, non sono un esperto di diplomacy, e mi manca, giuro, mi manca questa esperienza di diplomacy, ma diplomacy secondo me può riassumere questo: la vita è un gioco. O il gioco rispecchia quello che sei nella vita, o no, Paolo?
Ma allora, io a Diplomacy ti racconto questo. Una volta eravamo in otto, quindi si gioca in sette, e io tengo un mio amico assieme a me, che lo mando a fare la fase diplomatica con gli altri giocatori. A un certo punto lui stipula un trattato di alleanza con uno stato vicino, e poi io, quando faccio le mosse, perché le mosse le facevo io, lo attacco. E quest'altro casca dalle nuvole e ha detto: ma come? E lui aveva fatto l'alleanza con me, e io gli rispondo: ah, ma non sono mica stato io, è stato lui. Però ti dico, io queste cose le faccio nel gioco, nella vita mai mi sono comportato in questo modo. Cioè, in maniera, tu praticamente ti adatti al gioco, il gioco ti richiede quello, sì, e tu ti adatti. Beh, anche questa è un'interpretazione, però, Paolo, in effetti sì. Io ho subito tante fregature nella vita, ma non ne ho mai date, ecco. Quindi, sei in debito, allora sei in credito. Beh, in effetti, ecco, Pietro mi diceva: non amo giocare con quelli che riversano le frustrazioni al gioco. No, ma più che frustrazioni, un fatto di atteggiamento. Poi alla fine, ragazzi, il gioco è relax, eh? Io adesso ho fatto un... poi, ragazzi, rilassatevi, perché, ecco, però adesso parliamone, Paolo. Non so se a te saranno capitati, ma quelli che sudano con la mano o tremano prima del tiro del dado, e ci sono, eh? E io delle volte dico: ma se il gioco... sì, se il gioco ti provoca stress, lascia stare. Io, se perdo, mi dà fastidio, ma non è stress, dopo 3 minuti mi passa. Però vedo proprio gente ansiosa di fronte ai tavoli di gioco, e quello, secondo me, è un male. E quello lì, in effetti, è vivere male il gioco, ma in realtà vivi male proprio la vita in generale. Comunque, Paolo, grazie di questa chiacchierata. E Paolo, comunque, in ogni caso, penso che sarà quasi sempre protagonista il venerdì con gli altri, come dicevo, perché poi il nostro salottino è bello farlo il venerdì, e la cosa difficile delle volte è trovare l'argomento che possa interessare tutti. Stasera ci siamo riusciti, abbiamo una settimana per pensare a un argomento che ci possa coinvolgere tutti. Paolo, grazie, è sempre un piacere, un abbraccio, anche e ci vediamo presto. Ciao Paolo, ciao. ciao. Bene, ragazzi, è stata veramente... eravamo partiti in maniera molto approssimativa da un titolo generico, invece è uscito una puntata in cui abbiamo parlato di tanto e di molti giochi. I miei complimenti a quelli che hanno partecipato. Massimiliano aggiungeva: sì, solitari, multigiocatore, però se ci pensate un attimo, il gioco da tavolo, secondo me, ha la sua grande importanza, è mettere in relazione dei giocatori, delle persone intorno a un tavolo. Quindi, insomma, pensate a questo, e pensate anche perché a me piacciono i videogames, ma spesso e volentieri dico, quando ho la possibilità, ai miei studenti adolescenti, o meglio ex studenti adolescenti: però, ragazzi, insomma, più che videogames, mettetevi intorno a un tavolo, un gioco da tavolo, e vedrete come le vostre, diciamo, le vostre soft skills, la vostra possibilità di comunicare migliora. Avremo meno ragazzi introversi, e anche con meno forme, secondo me, di quella sorta di, non è autismo, ma di quelle forme di mancanza di comunicazione verso il prossimo. Ecco perché, al di là che, come diceva qualcuno, il mio primo amore sono gli ex encounter, ma anche perché prediligo il gioco da tavolo, quello manuale, e senza disdegnare i videogame, e anche ecco perché credo molto nella possibilità formativa di un gioco da tavolo, che sia board game che sia war game. Ma il war game ha, dal canto suo, questa, come diceva Maurizio, e Maurizio ha aggiunto anche una sorta di nota, e in questo il war game ti costringe a rivedere ogni svolta la tua strategia. In questo, e questa sorta di la richiesta del war game che ti richiede: hai avuto un esito negativo, ora devi rivedere tutto per cercare di raggiungere l'obiettivo con dei parametri modificati. Questo ti costringe a pensare di spesso sempre di più e in altri termini, cosa che succede anche nel board game, ma in tono minore, perché ecco perché io delle volte mi trovo male, perché se imposto male, non tutti, adesso sono troppo generico, qualche board game non riesco a recuperare, cosa nel board game
è possibile perché non è sempre, insomma, la strategia non la sempre la centri all'inizio, magari invece di mettere unità in una certa zona le metti in un'altra, le posizioni in maniera diversamente, ed ecco lì che tu sei costretto con i tuoi 20 o 30 counter a rimanipolare tutto. E questo, ragazzi, è una spinta a modificare il pensiero e a pensare, il cosiddetto mindset in inglese. E meglio chiaramente, Maurizio, una simulazione di virtuale. In ogni caso, noi vogliamo sempre essere inclusivi. Giocate anche ai videogame, però sono giochi che sviluppano le soft skills in maniera molto molto diversa. Da un lato la velocità di reazione, anche le mani che si muovono in maniera diversa, dall'altro la simulazione riflessiva e la mente sicuramente più coinvolta a livello decisionale. Spesso e volentieri i videogame diventano solo un impulso a un dato movimento. Paolo, prometto, facciamo un giorno a gara a chi si disconnette per ultimo. È vero, Massimiliano, concludo con Massimiliano, perché Massimiliano, prometto, perché ne parlavo anche domenica, Massimiliano mi continua, ed ha ragione, mi continua a fare una testa così con Conflict of Heroes Third Edition, la terza edizione. Io ho giocato solo la prima, ma l'avevamo io e Loris trovata valida già da prima, era Loris che mi aveva introdotto e mi era piaciuto molto. Massimiliano mi ha detto ci sono stati dei cambiamenti e sono convinto che non ne parliamo, ma è un sistema tattico valido e devo trovare il tempo di piazzarlo e parlarne con lo stesso Massimiliano, che a quanto pare è un cultore di Conflict of Heroes Third Edition. Vi ringrazio tanto, ragazzi, stasera eravate veramente numerosi, ringrazio Massimiliano, Paolo, Maurizio, Stefano, Diego, Pietro, e vediamo un po', Max ovviamente, Stefano, e scorro ancora tutti coloro che si sono collegati, avevo all'inizio Claudio, e insomma, grazie a tutti, vi voglio bene. Ci vediamo lunedì, anticiperò la scaletta questo fine settimana, ma lunedì un grande ospite in trasmissione, Nando Ferrari, e che ogni volta che insomma lui parla sempre con cognizione di causa, qualsiasi cosa dica, l'ha provata, l'ha testata sul gioco, quindi tutti ad ascoltare Nando Ferrari. Vedrò un attimo di dare un titolo all'appuntamento con Nando. Martedì avrete il gioco in redazione, e vi permetto che sarà l'ultimo numero dello special, dell'Operations numero 9 della MMP, e con Jack Green sono già d'accordo. E sto finendo, ecco, ieri ho finito anche la puntata in inglese, ma ho deciso, farò le puntate in italiano in diretta, le puntate in inglese, che tanto a voi interessano poco o niente, diciamo in differita, così posso fare l'una e l'altra. In ogni caso, mercoledì presumo che avremo in studio un'associazione, la Fighting Wings di Udine, se Flavio riesco a contattarlo già da domani, però in ogni caso c'è già una sorta di bozza di scaletta per la prossima settimana. Un abbraccio, grazie a tutti, buona serata e a lunedì, via con la sigla.